Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Quest'oggi andremo ad analizzare il finale di Avengers Infinity War e la sua scena post credit. Quindi chi non ha ancora visto il film esca subito da questo video, in quanto saranno presenti spoiler su tutta la pellicola. Detto questo, iniziamo subito col dire cosa cavolo è successo. Thanos, dopo aver messo KO gli eroi su Titano, è giunto in Wakanda, dove è riuscito a recuperare l'ultima gemma che gli serviva, la gemma della mente. E poi niente, ha vinto. Ha schioccato le dita eliminando un mezzo universo. Chi l'avrebbe mai detto, anche perché una cosa del genere nell'MCU non si era ancora mai vista. Quindi Thanos è riuscito ad ottenere tutte le 6 gemme, anche a costo di sacrificare Gamora, e ha quindi ucciso 15 dei nostri eroi preferiti. A questo proposito è opportuno fare una conta precisa delle vittime e dei sopravvissuti alla distruzione di metà universo. Abbiamo dunque perso Bucky, Black Panther, Scarlet, Falcon, Drax, Doctor Strange, Spider-Man, Star-Lord, Mantis, Groot, Nick Fury e Maria. Senza dimenticare Visione, Gamora, Loki ed Heimdall, uccisi da Thanos in persona. Mentre gli eroi sopravvissuti sono poi i vecchi Avengers, Rocket e War Machine. Di Occhio di Falco e Ant-Man non ci è invece dato sapere nulla. Ora, come sappiamo, molti film programmati dalla Marvel vedono come protagonisti alcune vittime del Titano pazzo, come Spider-Man e Doctor Strange. Quindi verranno probabilmente riportati in vita in qualche modo. A questo proposito vi è poi un'interessante teoria che riguarda la gemma dell'anima. Se ci fate caso, infatti, prima della fine del film, Thanos si trova in una landa rosa e arancione, dove inizierà poi a parlare con la piccola Gamora. Questo luogo, che si vede poi anche a metà film, quando Thanos ottiene la gemma dell'anima, non è mai apparso in altri film della Marvel. Proprio per questo molti fan sostengono che quel luogo si trovi proprio all'interno della gemma dell'anima. Thanos infatti sacrifica Gamora per ottenere la gemma e quindi diciamo che un collegamento tra Gamora e la gemma non è da escludere. È proprio per questo che molti sostengono anche che i morti, in realtà, siano stati solo trasportati all'interno della gemma dell'anima. Un altro elemento molto curioso riguardante il finale della pellicola è l'ipotetica previsione sulla vittoria fatta da Doctor Strange. All'inizio del film Strange afferma che avrebbe lasciato morire Tony e Peter pur di proteggere la gemma del tempo. Dopodiché, verso la metà del film, il dottore userà la gemma per esplorare più di 14 milioni di possibili battaglie e per cercare quindi il modo in cui vincere. In tutti i possibili futuri, Strange ne vede uno solo nel quale Thanos viene sconfitto. Ora, alla fine del film, quando Thanos sta per uccidere Iron Man, Doctor Strange decide di dare la gemma del tempo al Titano, per salvare Tony. Infine, la frase detta da Doctor Strange mentre sta morendo, questa era l'unica soluzione, fa pensare che in realtà sia proprio la sconfitta che porterà alla vittoria. Forse l'unico futuro in cui si vinceva era proprio quello in cui Iron Man restava in vita. Chissà. Come ultima cosa non possiamo tralasciare Captain Marvel. Nella scena post-credit Nick Fury e Maria chiedono informazioni sulla posizione di Stark, quando la loro macchina viene bloccata da un incidente stradale. I due, scesi dall'auto, scoprono che la popolazione sta svanendo. Maria si dissolve e Fury, prima di dissolversi anche lui, manda un messaggio tramite un cercapersone a Capitan Marvel. Capitan Marvel è stata descritta come l'eroe più potente mai incontrato nell'MCU. Proprio per questo si immagina che giocherà un ruolo importante, importantissimo anzi, in Avengers 4. Il film a lei dedicato uscirà l'8 marzo 2019 e sarà ambientato negli anni 90 e vedrà poi la Terra coinvolta in una guerra tra razze aliene. La domanda sorge ora spontanea: dove è stata Capitan Marvel tutto questo tempo e perché non è intervenuta nei fatti di New York? Tutto questo lo scopriremo tra un annetto. Ecco quindi spiegato a grandi linee il finale di Avengers Infinity War e la sua scena post-credit. Detto questo, il video si conclude qui. Io, prima di lasciarvi, vi consiglio di commentare scrivendomi il vostro pensiero al riguardo e magari se volete commentare anche con l'hashtag DomandaSlabs per un futuro, appunto, Ask. Bene, detto questo io vi saluto e noi ci vediamo mercoledì con un video molto molto importante.